Bella a tutti ragazzi, qui Valerio e oggi sono tornato a un nuovo video su FIFA, un nuovo episodio di Sfidando il Mondo. Vediamo, volevo far prima vedere la mia nuova squadra praticamente, che ho fatto abbastanza parecchi cambiamenti. Il primo è Buffon in porta, poi Chiellini in difesa insieme a Benatia, il grande Mehdi Benatia, come lo chiamiamo in Giampa, Olindo. Poi Conco e Costante sulla de destra e sinistra, qui Fiorentina ci piove. Vidal a centrocampo, un altro cambiamento. El Shaarawy a sinistra, Cuadrado a destra, ancora uguale questo. Muriel e Diamanti a supporto di Balotelli. Non c'è più un Graziano Pellè, per un periodo c'è stato Higuaín. E ora c'è Mario Balotelli, che penso sia l'attaccante più forte della Serie A, visto l'Ultimate Team. Però in questo episodio non mi vi voglio parlare di un'altra cosa, di un argomento che mi è stato richiesto sulla pagina di Facebook, ovvero la mia storia con il calcio dal punto di vista proprio di giocatore, se ho giocato e cose varie, punto di vista di tifoso, e poi una piccola parentesi sul calciomercato. Perfetto, allora, minchia che squadrone che c'ha questo. Adler, Dante, Boateng, Lahm, Alaba e tutto il Bayern Monaco. Cazzo, gioca l'ultimo team per comprarti il Bayern Monaco. C'ha quello scandalo di Elia. Mannaggia la miseria. Vabbè, Shaqiri, Mandzukic, Elia. Madonna. Ma io dico, no, l'ultimo team per me non ha senso. Se uno deve farsi una sola squadra, tanto vale che va a giocare a testa a testa. Che sia un bel incontro. Beh, comunque. Oh, iniziamo bene. Comunque, dicevo. Allora, dal punto di vista di giocatore, il calcio, ma diciamo, io non ho mai giocato solo una volta proprio a calcio, calcio, calcio. Però mi diverto tutte le settimane con degli amici a giocare a calcio a 5, il famoso calcetto, se proprio dobbiamo fare i precisini. E niente, il mio ruolo è difensore centrale barra mediano, però ogni tanto mi spingo in attacco, quindi diciamo non è che ho proprio un ruolo fisso nel calcio a 5, mentre nel calcio proprio calcio, calcio e calciotto pure, il mio ruolo principale è difensore e poi mediano, però in attacco no mai. Cioè almeno, ve l'ho detto, già ho giocato una o due volte, non ho mai giocato attaccante, io sono sempre nato come difensore, quindi non ci ho neanche provato. Poi, niente, non c'è nient'altro da dire. Dal punto di vista mio, io non, lo ripeto, gioco calcio a 5. No, cavolo, ho sbagliato a premere tasto. Vabbè, riprendi. Dal punto di vista mio personale, non ho mai giocato a livello agonistico, purtroppo. Ho fatto solo un torneo, però un torneo amichevole con degli amici. Niente di che, ma date non per vantarmela, però sono un gran difensore, modestamente. Fase di impostazione magari lascio un po' a non lascio un po' a desiderare, faccio qualche errorino ogni tanto, parecchi errorini ogni tanto, però dai, come difensore, a me quello che mi dicono, gioco bene, sono forte. Poi dal punto di vista di tifoso, Mandzukic. sempre stato appassionato del calcio, Bell'intervento, ma non controllato dal portiere. sia da Può servire come quando arma. ero piccolo, Madonna. Probabilmente la contusione è colpa della pioggia, Beppe. Sicuramente E la mi è contusione. andato diamanti perché è tirato di destro. Comunque, dal punto di vista di tifoso, sono sempre stato un appassionato di calcio. Ora purtroppo mi manca il tempo per seguirlo con calma, per benino, come facevo una volta. Però vi assicuro che prima potevo dirvi chiunque dove giocasse. Cioè, sinceramente, ora no. Cioè, qua, ma parecchi sì, vi posso pure dire dove giocano, però ultimamente ci sto perdendo proprio, non lo sfizio, ma non ci riesco proprio, perché tempo non ce l'ho, il tempo materiale non ce l'ho. Però comunque lo seguo assiduamente. Allora, io quando ero piccolo, ero, diciamo, ignaro di tutte le squadre proprio vere e proprie, Diamanti no. Ed ero, grazie anche all'influenza di mio padre, tifoso del Napoli. Però
Poi mi sono accorto che era la via sbagliata e sono tornato sulla retta via. E ho iniziato a fare Inter più o meno. Ma dove cazzo è Balotelli? Straordinario! Straordinario! Rivediamo il gol. Boom! Ha cercato la soluzione calciando di fuori dentro nel Bello, contrasto del bello, portiere. bello. Elia. E comunque dicevo, poi ho scoperto le altre squadre praticamente quando ho iniziato a capire qualcosa, a ragionare, diciamo, da solo. Ho iniziato a tifare Inter ai tempi già di Van der Meyde, Karagounis, cioè per farvi capire, poi ai tempi anche di Mihailovic. Muriel ancora. Finta di tiro. Rigore. Rigore. Giusto, giusto. Abbiamo anche il rosso per il portiere. Vabbè, tira a Balotelli, suppongo. No, andiamo a Balotelli. Dov'è? Eccolo qua. E fu così che Balotelli sbagliò il rigore, guardate. Oh, alle! Straordinario! Trasformazione impeccabile, parte Portiere da una invece con l'azione. parte, palla dall'altra. Esterno Comunque, tra chi calcia e chi niente, colpisce. siamo ancora al 25esimo. Cazzo. Oddio, mi sono scordato di cosa stavo parlando. Madonna, la mia testa ogni tanto fa questi scherzi. Oh, Kaiser. Ah, ecco qua. Benatia, vedete, Benatia, Olindo. No, comunque. Sì. Ora dicevo. Che quando ho iniziato a capire qualcosa da solo del calcio, sono passato all'Inter. Cosa abbastanza strana e divertente, che parlando con mio padre una volta, lui stesso mi ha detto: anch'io quando ero piccolo ero tifoso dell'Inter. Poi sono diventato tifoso del Napoli perché giustamente siamo campani e cose varie. Ma io dico, questo ragionamento è una cazzata perché se poi dobbiamo fare i precisini, dobbiamo tifare Casertana, non Non puoi non Napoli. Che pensare noi che siamo di quello che stai Caserta, facendo non è un di Napoli. Però peccato cavi comunque ognuno è liberissimo di fare. Perciò io mi incazzo quando mi dicono, ma perché tu sei di Milano? Perché io, tu sei di Napoli? No. è riuscito a liberarsi. Palo di Balotelli, scusate questo attimo di silenzio, stavo capendo cosa stava succedendo in campo. Sulla fascia E riconquista il comunque pallone. niente. Poi, lo ripeto, Ottimo movimento senza padre ha fallo. detto che era Riuscito a diventato prendere Pellegrini. napoletano all'improvviso, ho detto no, ma Azione perché hai perso la retta difesa. via, Palla padre? sul piano del Perché? portiere. Perché? Però vabbè, ognuno, ripeto, ognuno è libero di fare ciò che vuole, di scegliere la squadra che vuole. Purtroppo esistono anche i juventini, senza offesa ovviamente. Come già detto in un video precedente, poi io ce l'ho vicino una juventina, la mia fidanzata è juventina, quindi figuratevi se mi metto a discriminare in questa maniera. Il mio ex miglior amico era un milanista, quindi immaginatevi che cosa posso sopportare io. El Sharawi. E beh, niente, poi sono Niente da fare, palla alla allo difesa. stadio, non sono mai andato purtroppo, allo stadio dell'Inter, perché giustamente è un attimo a chilometri di Benvenuto Pizzo, distanza. Bel dimostrando un'ottima visione di gioco di po' sinistra di dalla chilometri. zona. Sono andato però a San Paolo una volta a Mandzukic. vedere. Dai Conco, fatti Mandzukic sentire. incontra Pirlo. Grande Conco. Benedetto Pirlo alla Sono andato a ripartenza. vedere Napoli-Genoa, mi ricordo. Però fu una partita abbastanza brutta, senza, come si chiama? Come si dice, senza molti gol, 1-0 con l'80esimo per Pirlo in risalto. Hamsik, di Hamsik del Napoli se non sbaglio. In più pioveva pure, avevo i biglietti distinti inferiori, figuratevi, mi sono intossicato tutta la partita perché i miei biglietti erano distinti inferiori, che erano già pieni praticamente quando arrivavamo noi dopo un'ora e mezza di fila. Un'ora e mezza, dico 3 ore di fila! Kevin Constant kebab con cipolla. Teddy ne sa qualcosa di kebab con cipolla. Comunque, Sì, va bene, ma la cioè, difesa distinti dov'è? inferiori, Portiere, lo quindi stato bravo a pieni. Quindi, salvare o il stavo pallone. sotto l'acqua. Il primo tempo mi sono Il visto calcio sotto ha fatto l'acqua. tanto Sotto la per pioggia, ho detto l'Italia. vaffanculo, me ne frega, voglio Calcio a vedermi la lunghe partita. Il distanze. secondo tempo sono andato Partita praticamente sembra già decisa. nella zona tra i Partita distinti e la curva. E me la sono vista praticamente secondo tempo in piedi, compresi il gol di Hamsik, che non vi dico che casino. Guardate Chiellini intanto. Dico che casino quando ha segnato Hamsik, Attenzione, vabbè, però. attenzione proprio sul Però pallone. avrei preferito vedere più una partita che finiva 2-1, 3-0, che ne so, con più Mancini gol, però impossibilità di due, cioè, andare. solo un gol. Abbastanza noioso. Prossimo.
Vai Balotelli. Sono 4, ragazzi, prevedo range quit. Vediamo il suo gol, Beppe. Cosa farebbe questa squadra? Mamma mia. Per fortuna però non devono Siamo continuare a mettere 4-0 al 45esimo, prevedo una rage quit che inizia ora e finisce domani. Comunque, per quanto riguarda invece la questione mercato, perderò tutto il secondo tempo di mercato, ho fatto non così. c'è molto da dire, Fabio. In A campo culo c'è dico a troppo da caso perché giocare. non l'avevo pensato, però vabbè, dettagli. Primo tempo parlavo per la mia storia del calcio, secondo tempo mercato. Allora, anche se c'è qualcos'altro da dire la storia del calcio, la mia storia con il calcio. Con il calcio, sì. Però vabbè, niente di importante, ve l'ho detto, tanto i passaggi salienti sono. Ex tifoso Napoli, cioè, perché ero piccolo, non capivo un cazzo, andavo Questa è presso la mio mia padre. posizione. Diventato tifoso dell'Inter, poi sempre Dopodiché, tifato Inter, sono andato a se vedere il cambia Napoli allo posizione, stadio, ma è vedere il se Napoli cambia Inter perché posizione. sennò non esco vivo dallo stadio. E nulla, Ora niente cambia di posizione che Pirlo, poi. lasciando spazio a un silenzio ora Cioè, decisivo. zero proprio, per il resto mai Pirlo più si andato allo ritrova in stadio, campo. anche se vorrei andarci, Vedere una però squadra prima o poi riuscire in andrò a questo vederla modo l'Inter. non è mai facile. Prima o Ripeto, poi. E spesso rimarrò capita. fedele all'Inter, non me ne frega, non faccio la stessa cazzata di mio padre andare a tifare Napoli, anche se per carità simpatizzo Napoli, cioè mi Lo fa so. piacere se Napoli vince, perché ovviamente sono campano e Emiliano cose varie. Martinez. Però, preferisco sempre l'Inter. O preferisco sempre la Casertana, poi se proprio la Casertana mai andrà in Serie A. Deciso. Tiferò Casertana, Emiliano ovviamente, però, Martinez. fin quando rimane in Serie C2, forse viene Inizia promosso in il Serie secondo tempo. C1. L'arbitro ha aspettato di vedere l'evoluzione Allora dell'azione sì, prima di fischiare il giusto. comunque se hai fatto in Serie A, io comunque tifo Casertana, a priori, anche se va in Serie A, ma l'ho detto, Emiliano in Serie A Martinez. o non ci va o ci mette 30 anni per arrivarci, quindi Buono 30 l'intervento, anni lasciano se ti dice rimanere ci va Fabio. molto di culo, Quadrado. quindi niente, è quadrato, è quadrato il Kaiser, Gürtz. comunque, Alaba. niente, quindi la storia del calcio, la mia storia del, vabbè, E cavolo. Martinez. Il mio rapporto con il calcio, sia come tifoso che come proprio giocatore, beh, è arrivato alla fine. E quindi parliamo un po' di calciomercato. Calciomercato che sta vedendo molte offerte, controfferte, trattative, controtrattative, bla bla bla. La più clamorosa, guarda, è quella di Bastos che sì, va a Napoli, va a Napoli, va a Napoli, bam, va alla Roma, fottuto alla Roma. E poi si presenta allo stadio con una bella sciarpa scritto Lazio merda. Cioè, proprio Balotelli. Straordinario. E quindi niente. Per me è una gran cazzata che tutta la è squadra. stato Oggi fottuto basso Bastos a Napoli. Non non dovrebbero giocherà e permettere nessuna queste giornata cose. nessuno giocherà. Però, Sta la cosa frustrando bella è che tutti. Bastos Ripeto, dice: no, non voglio andare a Napoli, ma bellissimo gol. voglio andare alla Roma. Buon intervento per dire che Bah, bisogna sì, giocare. capisco che la Roma ha la sua storia, ma anche il Napoli ha la sua storia. Maradona, ha fatto un gol? No. Eh sì, a culo però l'ha fatto. Non è che Ha faccio anche il finta di coraggio di niente. esultare. Io avrei premuto L1 e R1 per saltare, Perfetto gol. sinceramente. Sì, ha dovuto solo metterci la Però testa. vabbè, ognuno la Un'elevazione pensa a modo suo. incredibile. Una rete bellissima di Kroos. Madonna santa, perché mi interrompo sempre da solo? Io poi perdo il filo. Si continua Questo per il ci merita almeno vantaggio. un altro Ritmo gol per lento. Bravo questa, Alaba. questa Schiacci esultanza. che va dall'uomo. Comunque, basta, sono stato, appunto, non lo permetterei perché sinceramente, minchia, il Napoli ha Ci fatto mancherà questo tutto. benissimo Trattative, gol. contrattative, praticamente dove mancava solo la firma, arriva la Roma, bam, si fotte il Bastos. Vabbè, il giocatore ha voluto andare là, anche se non ho capito perché, visto che sì, ok, la Roma l'anno prossimo andrà a fare la Champions, Dice che pure il si Napoli, sta ma intanto adesso rafforzando. il Napoli è in Europa League, Invece qua si fa almeno. largo. Prova il tiro. Ma che culo c'ha questo? Sventa la conclusione. Buffon. Potrebbe essere il segnale della svolta per lui. E quindi Ora può giocare meno niente. male. Poi, non Alaba ha sistemato so, penso Chiellini. sicuramente Roma ha abbiate recuperato sentito palla. negli scorsi Ci può tenere. giorni. Prova d'istinto e tecnica. Madonna Buffon. Qui si Bella riparte in carica risposta contropiede. ai tiri in porta effettuati dalle due squadre. Muriel, Riesce a trovare lo ragazzi. spazio buono. Madonna, 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 scusate un attimo di silenzio, ma ero indeciso su tirare, fare il pallonetto, quindi stavo ancora decidendo e poi ho fatto sta merda. Comunque, Dante's Inferno. E comunque dicevo, niente, penso sicuramente l'abbiate sentito negli scorsi giorni, lo scambio che si proponeva.
Guarin, Vucinic, mai nella vita, per piacere. Per fortuna i tifosi sono rivoltati, tra virgolette, penso si dica così, contro la società. No, perché veramente, Madonna Balotelli, perché veramente quello scambio era assurdo. Cioè, Guarin e Vucinic, cioè Guarin è 3 milioni per Vucinic, ma dei da Guarin è 15 milioni. Il cazzo. Guarin è 3 milioni, no, che cazzo dico? È intervenuto sul campo Guarin Pizzi più, con ottima visione di gioco. oddio, Guarin e Vucinic per 3 milioni del cazzo. Madonna, ragazzi, sto diventando stupido. Guarin per Vucinic e 3 milioni. Assa fa, ce l'ho fatta. Lottano per il possesso della palla. E scusate questo momento La di palla schizza dietro la cuirassa. mongoloidità. Vabbè, quello come si dice. Quindi Guarin per Vucinic 3 milioni. Ma mi devi dare Guarin per Vucinic 15 milioni per Guarin. Cioè è un gran giocatore, non puoi paragonarlo a un Vucinic. Sì, magari non sta passando il periodo di forma Energia, eccezionale, fisicità, però minchia, è esplosività, sempre un tecnica, Guarin. tempo. Guarda Vidal per Balotelli. Guarda Vidal. E la Madonna, chi è Boateng? Madonna. Goods. Cioè comunque è un Guarin. E poi c'ha, a priori comunque, anche se avessero offerto Hanno provato a sfondare 23 il tiro dalla miliardi, io sinistra non. sulle Oddio, vette. 23 miliardi forse sì. Però. Oh no 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 no. Grazie, gentilissimo. Passaggio intercettato da Comunque, Lahmann. anche se avessero offerto 20 milioni, io non l'avrei lasciato andare, Fucinic Guarin. allunga che non si Almeno muove. non alla Juve. Cioè, Si aggiusta il io Guarin quadrato lo, per il sono tiro da lunga distanza. sull'idea che prima se ne va meglio perché ormai è svogliato, non c'ha voglia di giocare e cose Ascelli con varie. la palla, buona per il rimbalzo laterale. Però non alla Juve. La Juve c'ha un centrocampo pauroso. Già c'ha Vidal, c'ha Pirlo, c'ha Marchisio, cioè, ce ne vuoi dare pure Guarin alla fine proprio. Cioè, poi Boateng pure Guarin, dico, no, tu insisti spezza tanto per sul andare campo alla sinistro, Juve. riconquistando E palla che ci vai a all'interno fare il dell'area di rigore. panchinaro? Perché Guarin là per ora fa il Medi panchinaro. insieme a Enrico Guarda, Bemaihan. Medi. Benatia. Benatia è uno che vorrei all'Inter, ma vabbè, non ci sono trattative per lui in corso. Trattativa che sto seguendo è quella là del Napoli per Capoue, giocatore del Tottenham. Napoli ha offerto, non mi ricordo quanto, sinceramente. Ha Il offerto possesso una bella sinistro cifra, dell'Inter però sta il diventando un traversone pericoloso. Tottenham ha detto no, il Tottenham vuole 15 milioni Intanto e da lì non si smuove, però sicuramente si muoverà la trattativa se il Napoli fa, mostra i soldi. è intervenuto sulla Madonna. palla dimostrando un'ottima Scusate, sono un visione di attimo un momento di gioco. Si concentrazione, aggiunge siamo arrivati quasi alla fine sinistra della dell'area partita, tanto dell'avversario. sì, ormai ho vinto 5-1, però non voglio subire altri gol, che già uno mi ha dato fastidio subirne. Anzi, voglio farlo un altro, vabbè. Comunque. Guardate Benatia, guardate Benatia. Madonna, Medi. E comunque, niente. Capoue, stavo dicendo, al Napoli, ma sinceramente Enrico non come penso di abbia bisogno di supporto. Capoue il Napoli. Poi, vabbè, ci sono tante trattative, quella che portava ad esempio Balotelli. Diamanti potrebbe andare in Bellingham, Cina. ma non Il controlla la mitico palla. Moscardelli, il Mosca, che se ne va a giocare in Portogallo. Quadrado. Io non volevo, non voglio un Mosca fuori dalla Serie A. Non può andare in Portogallo il Mosca. Cerca l'inserimento Comunque l'Inter è alla dell'avversario. ricerca di un altro, minchia, Balotelli, Sinistra dell'area 4 di rigore gol. per far Alla variare ricerca di un l'orientamento attaccante, ma dell'avversario. speriamo più Bellingham presto. L'Inter ha preso intercetta la D'Ambrosio, a palla dietro la proposito, cuirassa. dovrebbe fare le visite mediche a giorni, se non sbaglio. Tutto. Il saluto Cioè, giunge ha da Paolo preso D'Ambrosio, Maldini. sono sicuro perché l'ho letto. Però le visite mediche dovrebbe essere a giorni, non sono proprio sicuro, però vabbè. E niente, ragazzi, siamo arrivati alla fine. Io vi ringrazio come al solito. Vi invito a mettere un mi piace, vi invito a commentare. A dirmi un argomento per il prossimo video di FIFA oppure di qualsiasi video, cioè anche NBA, FIFA, Formula 1, quello che volete, qualsiasi argomento, ovviamente basta che sia coerente con col gioco che mi dite di registrare. E niente, ragazzi, bel mi piace, un bel commento, appunto, come ho detto, un'iscrizione al canale se non siete già iscritti, e niente, ci vediamo al prossimo video, bella a tutti.